tutti, mi chiamo Zucca Maddalena, vivo qui in questa azienda agricola di mia proprietà, alleviamo mucche di razza valdostana, che sono mucche da latte, produciamo questi tipi di formaggi, la Tuma Trausella, che è un prodotto freschissimo, lavorato mattina con latte munto mattina e sera, il Civrin della Valchiusella, che è un semifresco, stagionatura dai 10 ai 15 giorni, e poi le classiche tome, che vanno da stagionatura dai 45 ai 60 giorni, poi più avanti. Questi due formaggi, il Civrin della Valchiusella e la Tuma Trausella, sono presenti nel paniere da una decina d'anni, sono comunque prodotti di latte intero, latte crudo, e per cui grasso sono allo stesso modo, perché non è latte pastorizzato e neanche scremato. E sul Civrin ci tengo a precisarlo che quando è entrato a far parte del paniere abbiamo fatto un'associazione di cui siamo 10 produttori. Ha un disciplinare che rispettiamo tutti e 10, però ognuno lo lavora nel proprio caseificio. Questi formaggi sono tutti a latte crudo, questo principalmente è un formaggio antico che si faceva qui nella valle. È un po' difficile da esportare perché è un prodotto fresco che si conserva solo dai 4 ai 5 giorni. Questi formaggi li vendiamo qui nella nostra azienda e poi soprattutto a un rivenditore che è qui della valle, che viene a prenderli quasi tutti i giorni, specialmente il fresco, e fa i vari mercati della zona, fino ad Ivrea. L'azienda è nata nel 93. Quando mi sono sposata, io e mio marito abbiamo fatto l'azienda nuova, però io lavoravo già prima nell'azienda dei miei genitori, per cui ho finito le medie, ho iniziato a lavorare da 14 anni, abbiamo sempre fatto questo lavoro. Oltre mucche abbiamo la passione di qualche capra, così ne teniamo qualcuna per hobby, però di capra non facciamo formaggi. Abbiamo una trentina di mucche valdostane, abbiamo 60 ettari di terreno, ho degli alpeggi più in alto, verso i 2000 metri, che mettiamo solo su però le manze. Perché quelle da latte, facendo questo formaggio fresco, lo vendiamo tutti i giorni, per cui rimaniamo qui con le mucche da latte, mentre invece le mangie le mettiamo negli alpeggi più alti. Faccio un invito a venire a visitare la mia azienda, ma soprattutto tutta la Valchiusella,